Karim, ho fatto quello che mi hai chiesto, però dammi un secondo che vado qui. Ah, amico mio. Amico mio! Tu piaci a Reis. Sì, perché? Perché sei ancora vivo. Il tuo prossimo compito è quanto di più semplice si possa immaginare. Devi solo raccogliere qualcosa da alcuni siti vicini. Che insediamenti? La prima è l'officina Whale Station di Jaffar, vicina a est di qui. Sappi che non tutte le persone con cui dovrai parlare saranno disposte a collaborare. Ovviamente. Ma tu saprai essere convincente. Dico bene? Certo, come no. Va bene, va bene, va bene. Contatta il GRE. Vedere che Reis non ha rispettato la parola data non mi ha sorpreso più di tanto. Vabbè. Non posso mollare. Il GRE non me lo permetterebbe. Ovviamente. Inoltre, se ho qualche speranza di procurarmi dell'antizin, devo insistere. Stavolta Reis vuole che riscuota la tangente dai siti circostanti. Lo farò, ma poi dovrà darmi il medicinale. E tu ne sei sicuro che rispetterà la parola? Dunque, il primo sito so che non si trova tanto lontano, anche perché ci sono... Esatto, passato poco fa. Aspetta un attimo, a proposito di lichene tossico, e lo dico perché l'ho visto sulla mappa. Ok, l'altra pistola l'abbiamo messa giù, vediamo se con questa... Mi mancano, esatto, 4 funghi e 5 licheni. Il lichene si trova qui. Andiamo a prenderlo. Permesso. Eccolo qua. Ah no, questo era il punto dove chiamare il GRE, è vero. Qui Crane. Parla pure. Devo fare un altro lavoro per Reis. È roba sporca. Reis storce denaro ai superstiti del circondario e vuole che io vada a riscuoterlo. Fa quello che ti chiede e restagli vicino. Ricorda qual è la posta in gioco. D'accordo. Un documento che voi fessi vi siete fatti rubare. Ecco qual è la posta in gioco. Venditore, ti prego, dimmi che è un venditore. Ciao. Ho perso tutto. No. Ho perso tutto. Uno che mi richiede, che mi parla della sua storia. Dov'è l'aereo? Lo sento ma non lo vedo come al solito. Beh, ho visto la cassa. Grazie della storia della tua vita. Ah, siete già qui, vedo, eh. Vorrei sapere più che altro come si fa a parare i colpi dei nemici. Ma dai! M'ha parato il colpo volante! Che stronzo! Vieni qua! Io ho lanciato addosso l'arma e lui, pam! L'ha parata con un Perry. Entriamo qua dentro appena trovo, esatto, un modo per salirci sopra. Benissimo. Livello di forza aumentato e eccoci, Karim, qua dentro. Sono vicino al Will Station. Ce ne hai messo di tempo. Sbrigati a finire il lavoro. Quella è solo la prima tappa. Progetto saldatore, grazie. Chi è il venditore? Sei tu? Ascia da pompiere favolosa! 31.000. È un po' cara, però la vorrei. E non ci arrivo con nulla, dovrei appunto mettermi a farmare un po' di soldi. O prendere tutte le armi che trovo da terra. Con chi devo parlare? Ah, Jaffar! Sei Jaffar? Chi vuole saperlo? Il mio nome non è importante, l'unica cosa che deve interessarti è che mi manda Reis, gli devi dei soldi. Non ti ho mai visto prima. Potresti essere un balordo qualunque. Smamma! Ascoltami bene, che ne diresti se ti spezzassi le gambe e ti trascinassi fino al covo di Reis? Così sarà lui a spiegarti che è meglio... No, 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 no! Ok, va bene, cazzo! Sei davvero uno degli uomini di Reis? Solo voi sapete essere così gentili! Grazie! Ecco i tuoi soldi, prendi! La prossima volta che torno... Non sarò più scortese, lo prometto! La mia casa è la tua casa! Mi casa è stu casa! Ma non farmi del male! Certo che poi... In periodi del genere prendere solamente dei soldi. Ma ho persuaso Jaffar, perché non si è tolto il segnalino? Karim, sono io. Ah, ecco. Ho minacciato un vecchio di spezzargli le gambe. Ha funzionato, eh? Ora raccogli il contributo dal villaggio dei pescatori. Vai a est fino all'ingresso della galleria. È lì che incontriamo il loro emissario. Ok, che si trova... Ah, relativamente vicino. Vieni qua, tu. Aia, stronzo. Sbrigando dei lavoretti per Reis. Ha molto potere. Un sacco di gente lo teme. Tienilo forte. Ascolta, amico, non c'è molto tempo. Abbiamo quasi esaurito l'antigen. Mi spiace dirlo, ma sono molto preoccupato. Sto facendo del mio meglio qui, Brecken. Lo so, lo so. Volevo
solo ricordarti l'importanza della posta in gioco. Ah beh, grazie. Dimentichi che anch'io sono infetto. Ricordarmelo non è che mi aiuta di più, Va bene, d'accordo. Spero che tu riesca a tornare presto alla tua. Se solo sapessero che ho distrutto io una grande quantità di antizin. Devo davvero mettermi a farmare dei soldi? Perché fino adesso ho farmato i punti esperienza di sopravvivenza grazie alle casse che vi ho fatto vedere l'altra volta. Ma effettivamente avrei bisogno di un po' di dindini dentro la galleria, eh? Speriamo che non sia stato morso dai notturni. Chiudiamo che non si sa mai chi è che può arrivare. Ehi là, c'è Nishuki Drentoki. A parte questa bellissima cassa con dentro, vediamo, una mazza da baseball. Un macete, vabbè, prendiamolo che si può vendere. Ehi là. Ah no, scappa, che quello è pericoloso. Karim, ho appena assistito a uno spettacolo incredibile. Un enorme zombie gonfio come un pallone è esploso. Ah sì, li chiamiamo bomber. Li usiamo per togliere di mezzo altri infetti. Se ne colpisci uno, elimina qualsiasi cosa nel raggio di 3 metri. Ottimo. Stai prendendo un giro. Mantieni le distanze e non avrai problemi. Che mi dici del corriere? L'hai visto? No, non ho visto. Direi nessuno, proprio di no. Tranne i zombie. Capisco. Allora dovrai andare direttamente al villaggio. Cerca un uomo di nome Gursel. Gursel, va bene. Che pensi mi? Macete oscuro, ottimo. E ora che il boomer è apparso, apparirà ovviamente dovunque. Soprattutto la notte, quando non vedi dietro le spalle e kadabum. Dovrei pensare di farmi le armi di Van Crane, che quelle la notte fanno più danno. Soprattutto la balestra, ma perché semplicemente è più facile da usare di un arco e le frecce. Il villaggio dei pescatori è qua, quindi non siamo tanto lontani. Eccomi al villaggio dei pescatori. Sono appena fuori dal villaggio. All'interno c'è una marea di infetti. Allora elimini. Dove? Ah, uno ce n'è. Quindi proteggi il villaggio. Facile così, eh? Addio la gambina. Mi chiamavano tagliaerba. Ma quanti ce ne sono di quelli esplosivi? Ma scusami. Chiudiamo la porta, che fa freschino. Ecco qua. Chiudere l'ingresso prima che arrivino altre fottute case. Sì, 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 ci penso io. Cerca il leader nelle capanne. Ehi, c'è nessuno? Non muoverti. Forse se ne andrà. Chi? C'è nessuno? Mi manda Raisa a prendere una cosa. Allora, dove ti nascondi, leader? Ah, sì. Vengo per conto di Reis. Sono venuto a ritirare una cosa. Oh, santo cielo. È un uomo di Reis. E ora che faccio? Digli di andarsene. Parlagli con gentilezza e forse ci lascerà in pace. Ma è la moglie di Fantozzi. Non saprà cosa fare. Noi non sappiamo niente. Parla con Gursel. Lui abita sopra al negozio. Va bene. Grazie. Quindi immagino sia questa. Sei tu, Gursel? Ehi. C'è nessuno? Shh, non gridare. Così attiri mostri. Li ho uccisi, ma sarà meglio rinforzare l'ingresso prima che ne arrivino altri. Eh beh. Li hai uccisi? Tutti? Mi manda Reis. Tu sei Gursel? Ah, lavori per Reis. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Vi abbiamo dato abbastanza. Non vi daremo più niente. Diglielo, Firkin. Ayla, ti prego, fammi parlare con quest'uomo. Dovete smetterla di fare i prepotenti con noi, altrimenti Firkin vi picchierà. Certo, signora. Ma per amor, senti, non voglio guai. Ma questo mese abbiamo già pagato. Ci state dissanguando. Non è un mio problema. Reis vuole i soldi, quindi devi sganciare. Se non lo farai, saranno guai per te e per la tua donna. Non puoi minacciarci così. Picchialo, Firkin. Palla finita, Ayla. Ho capito, ecco, prendi. Non ho altro. Un vero uomo. Signora, stia zitta, per favore. Io vado. Credo che tu abbia problemi più seri dei pagamenti a Reis. Signora, stia un po' zitta. Karim, ho avuto i soldi da Gursel. Mi sento un verme, ma ho i soldi. Ci farai l'abitudine. C'è
ancora un ritiro da fare all'attracco dei traghetti sul vecchio molo. Va bene. Traghetto. C'era, ma la marina militare l'ha affondato. Oh, ricordo che novità! Le persone restarono in attesa del traghetto successivo, che non è mai arrivato. Chissà come mai. Sono delle imbarcazioni? Sì, ma le barche che provano a lasciare la baia le prendono a cannonate. Vedi tu. Comunque, tu hai una missione, vero? Che idea su come sono entrati quegli infetti? Idea? So esattamente come hanno fatto. Quel cretino con la maschera ha segato il chiavistello. Di chi parli? Esatto. Lo chiamano uomo mascherato. Vive all'esterno. È fuori di testa, indossa sempre una maschera antigas. Come se gli servisse. Sei sicuro sia stato lui? Una guardia l'ha visto segare il chiavistello e scappare. Allora è un genio questo. Di quel tizio. Ci penso io, se è solo da uccidere. Fammi solamente vedere dove si trova. Dai, non è neanche troppo lontano. La missione invece è qui. Dov'è il cretino in maschera? Ehi, uomo mascherato, sei qua dentro? Oggi Shakur non accetta visite. Shakur non vuole visite, non doveva sabotare l'ingresso del villaggio dei pescatori. Bel fucile! Non è stato Shakur, è stato l'uomo mascherato. Sei tu l'uomo mascherato? Io? Sei pazzo, come puoi pensarlo? Perché indossi una maschera antigas. Sei stato ingannato, amico mio. Il sabotatore è un impostore che vuole farsi passare per me. Così poi tu ti arrabbi con Shakur. Ma Shakur sa chi è. Shakur l'ha visto senza maschera. Stai dicendo che hai visto qualcuno vestito come te? L'ho osservato da dietro le rocce. Lui non ha visto Shakur. Shakur sentiamo. Chi è? Allora Shakur farebbe meglio a dirmi chi. Esatto. No. Mia informazione è troppo preziosa. Se vuoi sapere cosa sa Shakur, prima fai una cosa per me. Poi ti dico. Non stiamo trattando. Esatto. Certo che no. Shakur dice a te cosa fare e tu devi obbedire. Obbedire a Shakur. Ma se e io ti sparo? Di preciso, Shakur. Esatto. C'è un lago vicino. La mia borsa del tesoro è caduta dalla barca e si è persa in acqua. Devi essere come un pesce e portarmela. Vai, veloce. Va bene, Shakur. Il vero problema è che quest'acqua è verde, non si vede nulla. Se solo si vedesse qualcosa. Eccolo, finalmente. Ecco a te, uomo mascherato. Ho la tua borsa. Perché non te la sei presa tu? Shakur, non so niente. Ora, ottimo. Prima dammi la borsa. Poi Shakur ti dice chi è l'impostore. Va bene. È tutta bagnata. Ok, Shakur, dimmi cosa hai visto. Primo, l'impostore esce di nascosto da villaggio, molto silenzioso, come super spia. Poi indossa maschera. Poi torna di nascosto a cancello, ma molto rumoroso, così guardia lo vede. Poi ovviamente. Rompe serratura e scappa. L'hai riconosciuto? Sembrava pazzo, non come Shakur. Almeno sa di essere pazzo. Certo, uno dei pescatori, quello travestito da Shakur. Va bene, vedrò di scovarlo. Bene. A proposito, Shakur, che c'è nella borsa? Mia aria. Mia preziosa aria pulita. Oh, ora posso respirare. Tu sei scemo, lo sai? Comunque, dobbiamo tornare dalla guardia, ma prima pensiamo alla missione principale. Ehi, sono venuto a riscuotere i pagamenti. Ancora? Vi abbiamo appena pagato, sanguisughe. Non prendertela con me, non l'ho deciso io. Devo pur campare in qualche modo. Anche noi dobbiamo campare. Raissa aveva promesso di proteggerci, ma finora ha solo preso i nostri soldi. Dov'è la protezione, eh? Da lui riceviamo solo minacce. Non rendere le cose più difficili di quanto non siano. Devo proprio dirti quanto sarebbe facile bruciare questo posticino. Fanculo, siete dei maledetti mostri. E c'ha ragione. Tutti i soldi sono in quella sacca. Prendila e vai al diavolo. So che non te ne frega niente, ma sappi che non lo faccio con piacere. Preferirei aiutarvi. Già, ma comportarti così è più comodo, no? Beh, purtroppo sì, mi spiace. Se ti servirà aiuto, tornerò. Karim, ho effettuato il ritiro all'attracco dei traghetti. E ora sono sicuro che finirò all'inferno. Benvenuto nel club. Vieni a prendere il tuo premio. Hai fatto un buon lavoro. Meno male. Comunque, tu hai qualcosa di utile? Progetto Fiamma dello Chef. Effetto dissanguante alle armi da mischia, grazie. Ehi, ho scovato chi è il colpevole. Quante persone hanno le chiavi per il cancello? Poche. Tom, Gursel o Musa? Grazie.
Devo stare qua fino alla notte per scoprire chi è il colpevole? O più semplicemente basta che trovo chi ha la maschera gas? Eccola qui! Ehi, Gursel! Cosa posso fare per te, Crane? Hai sabotato il cancello, Gursel. Hai lasciato entrare gli infetti nel villaggio. Io? È stato il pazzo mascherato, la guardia l'ha visto. Ma qualcun altro ha visto te. Chi? Dov'è? Fammi vedere. E poi c'è la maschera che ho trovato nella tua capanna. Sì, beh, che altro potevo fare? Il villaggio non voleva pagare Raiz e lui stava diventando impaziente. Ti ha mandato per questo, no? Già. E quindi hai permesso un attacco alla tua gente. Dovevo convincerli che hanno bisogno della protezione di Raiz. E ha funzionato, quindi che te ne importa? Ora Musa vuole sparare all'uomo mascherato. È un problema? Fai in modo che non accada o dovrai spiegare a tutti come mai hai fatto entrare gli infetti. Va bene, parlerò a Musa e alla guardia. Bravo. Vedi di fare la cosa giusta, eh? Problema risolto, amico. L'uomo mascherato non vi creerà più problemi. Mi stai dicendo che gli hai sparato? Non era necessario. Dopo quello che ha fatto. Che ti piaccia o meno, ammazzare gente continua a non essere una bella cosa. E se non sei d'accordo, io e te avremo dei problemi. Ehi, tranquillo, ero arrabbiato. Ma non ho mai fatto del male a nessuno. Grazie per l'aiuto. Bravo, Musa. Che premio mi dai? Campione. Grazie. Crane, mi ricevi? Dimmi. Che succede? Qualcuno si è trasformato in uno zombie al 18° piano. Stiamo cercando di controllare la situazione, ma... Te la faccio breve, Crane. Ci serve l'anticina adesso, subito. Va bene, va bene. E se me ne ha promesse due casse, Brecken. Sto cercando di finire in fretta questo lavoro di merda. Sì. Oddio, fa presto, ti prego. Ci penso io, tranquillo. Ecco, fatto. Altro furgoncino della pulizia. Buono. Nonostante tutto può essere interessante, anche solo da vendere. Sarebbero 10.000 dollari, voglio dire. Vediamo solo se posso trasformarlo in qualcosa di utile. Beh, il fucile da tiratore non mi dispiacerebbe, però vorrei provare sto cacchio di cosa qua dello Snowstorm. Questo fa 276, il mio fa 552, perfetto. Ecco fatto, non c'è più bisogno di gridare. Ti ho liberato di sti stronzi. È giunta la mia ora. Amico, ti ringrazio. Certo che le ricompense sono proprio da pidocchiosi sto gioco. 90 dollari per aver ucciso gli zombie davanti a casa sua. Io capisco che sono tempi difficili e tutto il resto, però... Crane, quanto ti manca per arrivare? Un pochino. Lo so. Occhio a croce, sono a metà strada. Va bene, senti, devi fare una deviazione. Pure! Perché? Abbiamo perso i contatti con una nostra pattuglia nei pressi del mercato. Ed è un mio problema? Adesso lo è. Trovali, altrimenti non farti più vedere. Fantastico. Come se già non avessi problemi per i fatti miei. Quanto è grande questa deviazione? Un bel po' grande. Credo di Eccoci aver trovato qua. La vostra pattuglia. E qualcosa l'ha fatta a pezzi. Perquisisci i cadaveri. Dovresti trovare una piccola busta con dentro un progetto. Sì, va bene. Quella busta è dannatamente importante per noi. Che pensi mi? Non ancora, dammi un secondo. Oh, merda! Benissimo! Mi mancava il pazzo armato di fucile. Vogliamo vedere chi c'ha il fucile più grosso? Certo, lui poteva colpirti, ma io non riuscivo a prenderlo. Inventario pieno, che cosa c'hai per me? Sei tu che c'hai il progetto? Ecco, beh... Non è un progetto, ma sono delle chiavi almeno. Delle granate. Forse lui? Eccolo qua il progetto. Le note, quello che vuoi. D'accordo, ce l'ho. Molto bene, portamela subito qui. Hai fatto un gran bel lavoro. Meno male. Sbaglio, Raiz non è molto popolare da questa parte. Direi di no. Ma è sicuramente il più temuto. Sai come si dice, no? Meglio essere temuti che amati, se non si può essere entrambi. Beh, oddio. Ah, Machiavelli. Esatto, tipo intelligente quello. Beh, almeno Karim non è l'ultimo dei coglioni, dai. Ecco fatto. Altra serratura difficile con un falcetto. Se quella è la cosa intelligente, però, vedere quant'è il modificatore direttamente dal menu dei progetti. Ad esempio, se uso il macete questo qua, che adesso è quello più debole... Quanto mi dai di danno? O aumenta solo la durevolezza? No,
Mi ha aumentato solo la durevolezza, ma non il danno. Peccato. Il che è un peccato veramente. E rieccoci finalmente da Raiss. Ah, ciao, scusami. Ecco il progetto. Eccellente, sei più affidabile di molti di questi ubriaconi. Sai che novità? Ti sta aspettando. Chissà, forse lavoreremo ancora insieme. Speriamo di no. E invece, mi sa proprio di sì. Se mostrate loro compassione, vi considereranno deboli. Date un dito, si prenderanno il braccio. Capito? Vi ho dato un rifugio. Pane, donne, proiettili. Lezioni di vita? Voi non sapete nemmeno svolgere un lavoro semplice, semplice. Dovrei mandarvi tutti a morire nell'arena. Ah, lo scagnozzo della torre è tornato. Hai qualcosa per me, amico? Sì, ce l'ho. Ora devi darmi ciò che mi avevi promesso. Due casse di Antezin. Scordati. Lo sapevo. La tua lealtà alla torre. È solo obbedienza cieca, Crane. Sei un vigliacco sottomesso a un falso potere. Segui le loro regole senza riflettere, così come segui le mie. Sei solo un fedele cagnolino. E non hai torto. Avevamo un patto. La tua gente ha bisogno dell'Antizin, credo, ora più che mai. Ma chi segue le regole stabilite da altri non è un vero uomo. Prendi. Puoi avere queste e basta. Me ne avevi promesse due casse, queste sono cinque fiale. Se ne vuoi altre, potrai guadagnartele. L'atleta Scorpion, Jade Aldemir, è una dei vostri. Portamela. Ho un'arena dove gli uomini combattono per divertirmi. Scorpion deve lottare nella mia arena. Voglio scoprire quanto può durare una come lei prima di spezzarsi. Cosa? Io... No, scordatelo. Non posso farlo. Non c'è convinzione nella tua voce, Crane. È evidente che non hai ancora deciso cosa fare. Sarai un cagnolino e aiuterai gli abitanti della torre? O ti comporterai da uomo e salverai la ragazza? Secondo te? Vai, vai a pensarci. Vai, fuori, fuori. Vieni a trovarmi quando sei di ritorno. Ho una cosuccia per te. Grazie, Alfie.